Devo dire che se solo qualche anno fa, lo dico al sindaco, lo dico a tutti coloro che come me, a Mario, ti chiamo così perché nel lavoro quotidiano alla fine chiamarsi per nome è una cosa anche importante, dà quella confidenza necessaria ad abbreviare i tempi di tutto. Devo dire che anche il signor Presidente del Consiglio ha questa abitudine di abbreviare tutto in maniera umanamente semplice, efficace, e devo dire nel tempo questo consolida quella che noi anche in età adulta chiamiamo amicizia, chiamiamo onore, prendere degli impegni e poi rispettarli. Allora, solo qualche anno fa, tutto questo immenso gruppo di persone, perché dovete immaginare, Francesca, che anche in età adulta, l'ego, l'io, spesso è il nemico più pesante, anche in sala operatoria qualche volta, quindi non te lo dimenticare. Io che analizzo a posteriori tutti gli errori che commettiamo, perché questo è un po' il lavoro che facciamo, so perfettamente che l'avversario che impedisce la realizzazione dei risultati è che ognuno si immagina come il solo protagonista di una grande cosa, e questo normalmente sfascia tutte le squadre, tutti i team, i campionati nel mondo di calcio, le grandi, i brevetti, le grandi ricerche, i premi Nobel non nascono mai parlando e declinando i verbi alla prima persona singolare, ma nascono normalmente quando non c'è neanche bisogno di aprire la bocca, perché quando uno dice una cosa l'altro la capisce, la prende a volo, come, scusate la metafora del basket, la prende come il pallone da basket e la rigioca fino a che non si va a canestro tutte le volte, e i canestri non devono finire mai, ha ragione il sindaco. Cioè, se si comincia a giocare, e se stiamo giocando come stiamo giocando tra Stato nazionale, regione, comune, imprese, università, non so dove possiamo arrivare. Dobbiamo rimanere umili, credo che anche LeBron James stanotte sia rimasto umile, ha vinto, cambia squadra e vince sempre il campionato, non so come faccio. Noi abbiamo il Presidente del Consiglio Conte che cambia squadra ma vince sempre, questo per noi è il paragone con LeBron James, è il massimo che potevo fare, Presidente. Ma significa avere quella dote che passa attraverso anche l'umiltà di scegliere i propri collaboratori, anche di sostituirne qualcuno e evidentemente di cogliere dal basso quello che arriva come disegno strategico, perché questo ha fatto Taranto, signor Sindaco. Il grande passo è che finalmente Taranto sa dove vuole andare e non subisce solo le decisioni che vengono dall'alto. È chiaro che non può giocare da sola, ci mancherebbe, è troppo importante per giocare da sola, ma ha bisogno adesso del sostegno di tutti, e noi riusciamo a capire subito quello che voi desiderate, volete fare, quello che Francesca, ovviamente è inutile dire che il suo intervento è uno stimolo molto forte, e devo anche dire che noi abbiamo in questo modo elaborato anche la rabbia di questa città, una rabbia. Quando ho detto in fiera qualche giorno fa, la fiera di Bari, che la Puglia non è più una cosa così arronzata, ma è genio e regolatezza, mi riferivo soprattutto a quello che sta accadendo da queste parti, perché Taranto in questo momento, assieme all'area metropolitana, signor Presidente della provincia, quindi a tutta la provincia, è la figlia prediletta, non perché abbia o diritto a privilegio, ma perché ha un bisogno particolare, e soprattutto è un giocatore importante, perché se rientra pienamente in campo per la Puglia sarà una roba importantissima proprio dal punto di vista del peso economico, culturale, dell'energia, e per l'Italia sarà una cosa estremamente rilevante. Il disegno è chiaro, noi stiamo costituendo poli di ricerca, di sanità, industriali, abbiamo organizzato i giochi del Mediterraneo, per i quali ovviamente ci vuole il sostegno dello Stato in modo adeguato, anche perché, Presidente, non saranno i giochi del Mediterraneo così, sono i giochi del Mediterraneo per realizzare la visione
che abbiamo già condiviso con il governo, con il ministro Provenzano, che rilanceranno la vocazione della Puglia e dell'Italia ad essere una leadership culturale, politica del Mediterraneo, e lo facciamo da un luogo che un tempo contendeva ad Alessandria d'Egitto la leadership culturale del Mediterraneo. I giochi del Mediterraneo dovranno essere accompagnati da un'azione, ne ho parlato col ministro Di Maio, che pure ecco, ha preso il pallone immediatamente e ha al volo compreso, organizzando eventi politici per restituire questo ruolo anche diplomatico alla città, che è pronta ad affrontare il dialogo tra le religioni, l'ecumenismo, il passaggio ad una idea economica che corrisponde a documenti importantissimi di Papa Francesco, ma che deve rispettare anche chi cristiano non è, perché questa città è una città laica che ha desiderio di fare incontrare qui tutte le personalità rilevanti che vogliano costruire pace e benessere. Questa è la visione della Puglia, credo anche dell'Italia, io mi sto allargando e mi scuso, ma credo che sia proprio la funzione del nostro paese. Cioè noi sembriamo nati e siamo stati nelle generazioni allevati per svolgere questa funzione. Forse persino questo contrasto tra laicità e presenza di autorità religiose così importanti nel nostro paese riesce ad addestrarci a tenere distinte le cose e a lavorare per il meglio. Naturalmente il CIS è quindi uno strumento che non dobbiamo gestire in modo burocratico, non lo abbiamo fatto nell'ultimo periodo, è un luogo di valori dove di più di 800 milioni che la Regione Puglia tiene lì, devo dire bloccati nostro malgrado, perché io ho sentito tanti presidenti del Consiglio avvicendarsi, ho detto che ho fatto 16 inaugurazioni della Fiera del Levante e ho visto già parecchi presidenti del Consiglio e tutte le volte mi venivano a ripetere quali erano le somme nel CIS. Questa è la prima volta che stiamo cominciando veramente a spenderle, quindi questa cosa, signor Presidente, la devo dire, la devo ringraziare, e devo ringraziare ovviamente soprattutto chi collabora con me, con lei, perché sono poi quelle figure essenziali senza delle quali, al di là della nostra volontà politica, spesso non si realizza nulla. Quindi tutti quelli che oggi non sono stati citati, ma che sanno di aver avuto un ruolo, un esempio su tutti, l'agenzia Asset, che è un'agenzia della Regione Puglia che collabora con la sanità e che è quella che ha organizzato i lavori in 3 mesi. Certe volte i lavori sono così veloci da parte dell'asset che mi devo fare il segno della croce sperando che tutto sia andato bene, perché ovviamente la velocità spesso non coincide con l'assoluta perfezione delle procedure. Però tutta questa enorme massa di persone che lavora sulla base di una visione, al punto che non c'è neanche più bisogno di spiegare nei dettagli, questo è il vantaggio di aver fatto un piano strategico. Tutti lo conoscono, ognuno per la sua parte lo realizza, realizzando le connessioni. Il discorso e l'intervento del sottosegretario Turco ha dato il senso proprio della Repubblica, la Repubblica che funziona in tutte le sue componenti, compresa quella dei cittadini attivi che noi abbiamo ascoltato per realizzare questo piano. Questo piano non c'ha un limite e quindi il mio incoraggiamento a tutti, ho sentito dal sindaco, che ovviamente come tutti i sindaci è incontentabile, adesso facciamo la facoltà, però tanto c'è pure bisogno proprio in generale di diventare una città universitaria. Che vi devo dire, io non posso interferire, devo stare molto tranquillo e al mio posto di maggiordomo, diciamo così. Però se voi avete voglia, signor Ministro, se ci avete voglia, certamente non è che lo può fare qualcun altro, se si deve fare lo devono fare i pugliesi, questo deve essere chiaro. Quindi se si deve fare anche questo successivo step, decidetelo voi, e sarà sostenuto dalla Regione Puglia in maniera concreta e fattiva, pratica, come abbiamo fatto fino ad oggi. Buon lavoro a tutti e naturalmente in bocca al lupo a tutti i nuovi medici, tutti i nuovi dottori e dottoresse, perché ne abbiamo un bisogno dannato, facciamo i concorsi e nessuno partecipa, quindi laureatevi in fretta, questo non vuol dire che non dovete studiare, ma laureatevi in fretta perché si va subito in prima linea. Grazie. Grazie Presidente, c'è stata anche
nostro assessore alla sanità e come coach utile direttore generale ci ha consentito di salire vertiginosamente la classifica LEA negli ultimi anni. E qui non c'è soltanto la facoltà di medicina, c'è anche un progetto di ricerca avveniristico che tra l'altro coinvolge anche il privato e la cittadella della carità. E quindi, signor Ministro, prego. Grazie, un saluto ovviamente al Presidente del Consiglio, ai colleghi, ai ministri che sono qui, ma alle autorità, al Presidente della Regione, al Sindaco, all'amico Sottosegretario con cui abbiamo discusso tanto di questa bellissima iniziativa. Io voglio partire dai ragazzi, voglio partire da Francesca e dalle sue lacrime e voglio partire dal sorriso che non vediamo perché hanno le mascherine degli studenti neoiscritti che saluto che stanno in aula, perché penso che oggi abbiamo la dimostrazione tangibile di quanto l'università, la formazione, la ricerca sia veramente un grandissimo strumento di trasformazione e di riscatto sociale. Le parole di Francesca, il senso della città di Taranto, che vedono nella creazione, nel rafforzamento del polo universitario di Taranto, il motivo fondante della ripartenza di questa città, credo che siano la più bella testimonianza e la più bella dimostrazione di che cosa significhi oggi l'università per l'Italia. Però voglio fare alcune brevissime considerazioni. Una prima considerazione su un fatto. Quest'università, questo polo universitario, non è solo un polo universitario per i tarantini, per gli studenti di Taranto, della provincia di Taranto. L'università è una cosa più grande, una cosa che è fatta per tutti, che deve far diventare Taranto anche un luogo di attrazione. E credo che tra gli studenti di medicina che si sono iscritti non ci sono solo tarantini, ci sono ragazzi che vengono dal centro, al nord dell'Italia. E loro saranno poi degli ambasciatori, dopo che si saranno laureati in questo luogo, faranno vedere al resto dell'Italia, al resto del mondo, quanto questa città sia bella, quanto il mezzogiorno sia molto diverso da quello che spesso si racconta. E quindi a loro va un benvenuto ancora più grande, perché si sono trasferiti in questa città per studiare e per poter costruire il loro futuro. Quando ci siamo visti, io mi ero insediato da poco come ministro, agli inizi di gennaio, e abbiamo parlato degli investimenti su Taranto e dell'università a Taranto, io ho detto alcune cose che voglio ripetere qui. In primo luogo la concretezza. Noi oggi non inauguriamo qualcosa che dobbiamo fare, noi oggi inauguriamo un corso di laurea che ai suoi studenti, alle sue aule, al suo edificio, ai suoi professori, ai suoi laboratori. Questo è un esempio di concretezza. Noi dobbiamo fare le cose, non dirle. E questo mi sembra un messaggio molto importante che parte da questo luogo. Questa bellissima sede rappresenta un segnale molto forte di questo. Noi facciamo le cose, non le raccontiamo, non le diciamo, non le promettiamo, le realizziamo. E oggi parte un corso di laurea vero con degli studenti veri, dei professori veri e una sede vera. Il secondo punto, la qualità. Noi non possiamo accontentarci, non possiamo fare cose arrangiate, uso un termine un po' meridionale, noi dobbiamo fare, che io sono anche un uomo del sud, noi dobbiamo fare cose di qualità, perché la formazione, la ricerca si fa solamente con la qualità e la qualità è un valore non negoziabile, noi dobbiamo fare cose di alta qualità in qualsiasi posto d'Italia e li faremo anche a Taranto, perché questo corso di laurea è stato immaginato in una logica molto innovativa, lo si ricordava prima, lo ricordava il preside, che parla di un corso che mette il digitale al centro, ha anche un'altra grande novità, quello di curvare in un certo senso gli studi della medicina verso due temi che sono due temi strategici per il futuro. L'effetto ambientale, e farlo a Taranto un valore simbolico non solo per questa città ma per tutto il paese, è il tema del lavoro, della sicurezza nel lavoro, del benessere nel lavoro, quindi due temi che sono due temi centrali per la salute e la sanità del futuro. Un altro punto che poi è in questo, poi c'è il tema dell'integrazione con il polo di ricerca di cui adesso farò un brevissimo accenno. E poi l'ultimo punto che è il tema della programmazione. Per poter fare le cose bene le dobbiamo programmare, nulla è fattibile
con invenzioni, cioè non esiste il mago che con la bacchetta magica fa qualcosa. Solo la programmazione ci aiuta, ci consente di fare le cose vere, concrete e di qualità, e questa programmazione deve essere una programmazione pluriennale, quello che stiamo cercando di fare come Ministero, grazie al supporto del Presidente Conte e come Governo, cioè di programmare la formazione, la ricerca, gli investimenti, i ricercatori, lo sviluppo in una logica che sia una logica pluriennale, integrata in una politica europea e internazionale, l'unico modo con cui si può fare veramente ricerca ed alta formazione. E questa programmazione sarà anche la programmazione di Taranto. Noi ne abbiamo parlato, noi rafforzeremo fortemente il polo ionico, questo in cooperazione con l'Università di Bari e col Politecnico, che sono le due realtà che ci sono qui. Creeremo un polo forte dal punto di vista didattico, forte dal punto di vista della ricerca, perché le due cose non si possono separare tra loro, che sia attrattivo non solo per questo territorio, ma che abbia una dimensione nazionale, che guardi a una vocazione, quindi sarà un polo tematico che troverà nei temi dell'ambiente, della trasformazione industriale, dell'economia circolare, un obiettivo forte rispetto al futuro. E in questa programmazione ci sarà un accompagnamento da parte del governo allo sviluppo che gli Atenei pugliesi vorranno fare a Taranto. Poi raccolgo anche l'invito del Presidente Emiliano, il governo accompagnerà con investimenti questo sviluppo, poi questo processo sarà un processo che naturalmente andrà verso una sempre maggiore autonomia di questo territorio. Io penso che oggi veramente una giornata importante, perché credo che in pochi mesi è stato realizzato con concretezza un bellissimo progetto che è motivo di onore per questo territorio, per questa regione, per tutto il Mezzogiorno, ma penso di poter dire anche per tutto il nostro governo. In bocca al lupo ai ragazzi e buone lezioni, perché tra poco dovete cominciare a studiare, no? Perché questo mi sembra che il futuro è il vostro. Grazie signor Ministro. Signor Presidente del Consiglio, questo è un grande paese, quando tutti rimiamo dalla stessa parte qualunque obiettivo non c'è precluso. Prego. Un saluto a tutte le autorità presenti, non vi posso indicare partitamente perché siete davvero numerose e questo è molto significativo, ci ritornerò, ma abbiamo qui autorità civili, religiose, accademiche e veramente insomma con una presenza cospicua, e un caro saluto agli studenti perché siamo qui in questo luogo, come è stato sottolineato, per inaugurare un corso di laurea, quindi buon anno accademico. E davvero vi auguro di poterlo frequentare con la massima dedizione, con il massimo coinvolgimento e col massimo profitto. La folta delegazione governativa non può sfuggire, non può sfuggire. Il fatto che io sia qui oggi con tanti ministri, qui presenti abbiamo il ministro Provenzano, il ministro Manfredi che abbiamo sentito, abbiamo il vice ministro della salute Sileri, il sottosegretario Turco, ma ci sono altri ministri che ci hanno accompagnato in questo viaggio. È un viaggio particolare. Oggi noi compiamo un passo significativo a Taranto perché inauguriamo questo corso di laurea. Abbiamo appena posto la prima pietra dell'ospedale San Cataldo, proseguiremo adesso nella sottoscrizione di vari contratti che costituiscono altrettanti progetti di rilancio per questa città. È un messaggio forte quindi che noi diamo, ma come è stato detto anche non è un annuncio. Oggi stiamo scandendo dei passaggi concreti, li stiamo sottolineando e ovviamente c'è anche qualche momento celebrativo in questa giornata, ma sono tutti passaggi nel complesso operativi, molto concreti, molto operativi. Il messaggio è che il governo ha preso degli impegni. Io
non vi sarà sfuggito che non amo parlare di promesse, preferisco parlare di impegni che poi vanno mantenuti e vanno concretizzati. E in particolare dedicati a Taranto, ma anche al Mezzogiorno. E in particolare il Mezzogiorno deve puntare sull'educazione, sulla ricerca, un rilancio quindi a tutto tondo, sociale, economico, ma soprattutto anche culturale. E qui oggi parliamo di scienza medica, perché abbiamo un nuovo corso di studio, di laurea in medicina e chirurgia. Io ringrazio le autorità accademiche che hanno lavorato intensamente per questo risultato. È stato accreditato con delibera del Consiglio Direttivo dell'AMUR, quindi questo è un corso non più mutuato ma autonomo a tutti gli effetti. Quindi cara Francesca, tu con i tuoi colleghi frequenterete un corso del tutto autonomo e frutto non solo dell'impegno delle autorità accademiche che abbiamo ascoltato, di Bari e delle autorità locali, ma è anche il frutto di una precisa scelta anche strategica del ministro Manfredi, il quale ha voluto ampliare l'offerta formativa di medicina sull'intero territorio nazionale, accrescendo di oltre 800 unità i numeri dell'accesso programmato a disposizione dei giovani aspiranti studenti di medicina. Quindi noi abbiamo dato un segnale preciso e continueremo a lavorare, Ministro, in questa direzione, perché questo è anche un modo per rafforzare il sistema sanitario nazionale. Quindi Francesca, facciamo una cortesia a voi, ma facciamo una cortesia a tutti, alla comunità locale e a tutto il sistema sanitario nazionale. E ovviamente un corso di laurea in medicina non può sfuggire che qui rappresenta, in particolare a Taranto, un'opportunità di crescita culturale, sociale, un volano per rilanciare la sanità locale, contribuendo anche al potenziamento del polo universitario ionico di Taranto. Come dicevo, abbiamo posto anche la prima pietra all'ospedale, per l'ospedale San Cataldo, che la comunità territoriale e locale attende da tanti anni, è stato ricordato, e vi assicuro che noi con tutte le autorità territoriali, quindi col presidente Emiliano, col sindaco Meuzzi, noi saremo qui, attenzione, per controllare i lavori, l'andamento dei lavori. Quindi ci premureremo che la realizzazione di questo progetto dell'ospedale così tanto atteso rispetti i tempi previsti. Vogliamo coniugare didattica, ricerca, in particolare in ambito medico, in particolare nella medicina del lavoro, dell'oncologia e in campi, nel campo strettamente sanitario. Dobbiamo creare occasioni per approfondimenti di eccellenza nel campo delle tecnologie ambientali, di bonifica, ecotossicologia. È questo che ci ha chiesto la comunità locale. Io all'incirca un anno fa, e sono tornato, abbiamo ascoltato tutti gli esponenti della società civile, tutte varie espressioni di varie associazioni locali. Abbiamo compreso che la politica doveva cambiare passo, la politica anche nazionale. Abbiamo compreso che il momento di riscatto per Taranto non poteva. Quindi il primo passaggio è stato ascoltare e comprendere. Occorre una, in Grecia la chiamavano una simpatia, condividere quello che è il dolore e la sofferenza di una comunità locale. Da lì partire per elaborare una visione strategica, occorre una forte determinazione, occorre una costante applicazione. È stato ricordato, vedete, oggi noi c'è un passaggio celebrativo, ma dietro ci sono tanti incontri che abbiamo fatto. A livello, ad esempio, di contatto istituzionale di sviluppo, abbiamo fatto tante riunioni di vertice a livello politico, ma abbiamo fatto all'incirca 86 riunioni operative. Io non li posso menzionare perché c'è un elenco lungo, ma ci sono tante figure che hanno lavorato ciascuno per la propria competenza per raggiungere questi risultati, per sottoscrivere oggi questi accordi, per dare vita a queste realizzazioni progettuali.
86 riunioni operative, occorre anche costante applicazione. Poi ancora, occorre una collaborazione, una leale, convinta collaborazione tra le istituzioni. Significa mettere da parte i personalismi, significa riuscire ad abbracciare una prospettiva sinergica, in modo da potenziare la forza dell'azione, che altrimenti, se dovesse rimanere singola, ovviamente non potrebbe essere destinata al successo. Da ultimo ci vuole un'amalgama, la capacità di tutti di metterci il cuore, di abbracciare una prospettiva generale, la prospettiva del bene comune, scacciando via le tentazioni, che sono caratteristiche anche dell'essere umano, di derive personalistiche, di qualche incomprensione che si può creare, e quindi una prospettiva che sia super individuale, ma al di là della nostra testa. Anche perché, io lo dico sempre, quando ci si crede fenomeni indispensabili, poi basta fare un passaggio in un qualsiasi cimitero per vedere tante lapidi di indispensabili. Ecco, allora, qui gli attori in campo sono tantissimi. Per questo corso di laurea, in particolare, ricordo il vice direttore Cipollone, c'è stata anche una grande disponibilità da parte loro. Abbiamo fatto con questa predisposizione, con questo atteggiamento, con questa collaborazione, quello che di solito si fa in anni e anni. Quindi in poco tempo, in pochi mesi, sono fatti contratti, convenzioni, sono superati tantissimi lacci, lacciuoli burocratici, perché noi non abbiamo fatto per Taranto un decreto ad hoc per creare un'autostrada e quindi una corsia preferenziale nei vari passaggi normativi e burocratici. Siamo riusciti, con la disciplina esistente, a lavorare, quindi si può fare anche con la disciplina esistente, normativa. Quindi abbiamo, Francesca adesso si è allontanata, però non c'è sfuggita la sua emozione, non c'è sfuggita la sua commozione, ah, ecco, sei qui. Non c'è sfuggita, scusa, non è molto elegante parlare delle tue emozioni, la tua commozione. Io ci ho letto anche, forse sbaglio, ma la rabbia, ci ho letto anche il dolore, la sofferenza per una comunità locale che ha accumulato tante, troppe ferite nel corso del tempo. Quello che ti posso garantire, vi posso garantire a voi studenti di questo corso di medicina, è che la politica continuerà a perseguire questo progetto di rilancio di questo territorio. Continuerete quindi a vederci qui, alla fine diventerà una presenza molesta, perché alla fine non ne potrete più, ma questo significa che continueremo a lavorare tutti per realizzare questo progetto, che è un progetto, come avete già visto e come poi oggi vedrete, a fine della giornata avrete un quadro più chiaro, un progetto di rilancio politico, economico, sociale e culturale. Taranto è una perla del Mediterraneo, ma noi non possiamo permettere un paese che ha così tante ambizioni che una sua perla possa così ormai essere degradata a tal punto da non riuscire più ad essere un faro nel Mediterraneo, nel Mare Nostro. E questo progetto di riconversione, di valorizzazione della città, prevede e si inserisce in un progetto più ampio, in un progetto più ampio che ovviamente abbraccia non solo iniziative specifiche qui a Taranto, penso ad esempio al laboratorio scientifico guidato dal CNR che servirà ad analizzare i prodotti merceologici, a rilasciare le certificazioni agroalimentari di quarta gamma. Penso anche al Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, al quale saranno affidati i compiti di ricerca, di trasferimento tecnologico nell'ambito delle fonti rinnovabili e dell'economia circolare. Ma stiamo peraltro anche, aggiungo, predisponendo per il futuro un centro di ricerca salute e ambiente per le malattie del lavoro, sul lavoro. Cioè stiamo facendo dei progetti mirati per questa città, mirati per questa comunità, cercando di, lavorando con tutte le autorità territoriali, locali, cercando di individuare quella che può essere la vocazione, ma di eccellenza di questo territorio.
e ovviamente il tutto si inserisce in una prospettiva più elaborata, più articolata, che prevede di puntare anche con le risorse europee, con le famose risorse del Recovery Fund, di puntare sulla istruzione, formazione, ricerca e cultura. Questa è una missione, l'abbiamo chiamata proprio così, una specifica missione anche che troverete nelle linee guida che andremo a discutere proprio in questi giorni con il Parlamento, che caratterizzano il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza che presenteremo a Bruxelles. Quindi andremo a investire somme cospicue con progetti ben mirati per rafforzare le competenze digitali, e qui non a caso abbiamo un laboratorio virtuale tra i più sofisticati e avanzati nel campo della medicina, qui in questa sede. Avrete quindi questa possibilità. Dobbiamo lavorare molto anche per quanto riguarda i percorsi formativi e la formazione dei docenti. Dobbiamo sostenere il diritto all'istruzione, potenziare la ricerca e attrarre i ricercatori. Dobbiamo fare progetti mirati, specifici, per contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica, che è altissima, soprattutto nel Mezzogiorno. Ecco che solo così noi andremo a potenziare questo raggio di intervento, perché da un lato concentreremo molte risorse nell'ambito del nostro piano di ripresa in questo settore, e dall'altro tutto questo si verrà a combinare con una strategia poi specifica per l'intero Mezzogiorno. E qui c'è il ministro Provenzano. Il ministro Provenzano, come tutti i ministri, non ha aspettato certo le risorse europee per lavorare, ha presentato, non mi è sfuggito, un piano Sud 2030, è uno dei piani più articolati che siano stati mai prodotti, ma soprattutto qui la questione meridionale, pur essendo lui un intellettuale e come me avendo anche una vocazione, come dire, teoretica, però abbiamo un atteggiamento molto concreto. In quel piano per il Sud ci sono misure specifiche per colmare quel gap che si è creato tra Sud, Centro e Nord. E in questa adesso non vi indico le specifiche misure, ma sicuramente sono misure di sistema, così le intendiamo, quella previsione, la clausola del 34% delle spese in conto capitale da destinare costantemente al Mezzogiorno. È stata una svolta quella. D'ora in poi le spese in conto capitale devono in modo vincolante rispettare questa ripartizione, e nella legge di bilancio 2020. Come pure una misura strutturale, intendiamo, grazie sempre all'impegno del ministro Provenzano, quella riduzione del costo di lavoro per beneficio delle imprese, senza nessuna decurtazione per i lavoratori, del 30%. Del costo del lavoro. Ecco, il Mezzogiorno è, e non solo Taranto richiede progetti mirati, ma l'intero Mezzogiorno richiede un rilancio, e è qui che dobbiamo colmare quel divario digitale, è qui che dobbiamo cablare in particolare le aree bianche, perché se non c'è accesso a internet, ecco perché il progetto della rete unica è fondamentale. Se non c'è oggi accesso a internet, non possiamo realizzare quel meraviglioso programma che è nell'articolo 4 della nostra Costituzione, che è un'espressione bellissima, perché ci rende tutti, afferma il diritto di tutti di essere partecipi alla vita politica, culturale, economica, sociale del Paese. Ma per essere protagonisti dobbiamo avere tutti parità di chance, e quindi pari accesso innanzitutto a internet, a tacer d'altro. La nostra strategia nel campo dei percorsi formativi, della formazione superiore, l'abbiamo anche annunciata col ministro Manfredi. Vogliamo favorire la ricerca integrata, multidisciplinare e complessa, rafforzare la ricerca di base, vogliamo promuovere la ricerca mission oriented,
e dobbiamo avvicinare la ricerca alla formazione, l'abbiamo già annunciato in altri interventi. L'università ha un ruolo importante qui. Consolidare questa presenza accademica è fondamentale. L'università è fucina di saperi, competenze, professionalità ed è promotore a livello anche sociale di buone pratiche. Noi le chiamiamo best practices perché ormai accediamo a queste formule anglofone. Le comunità quindi accademiche, ed è non solo rinnovo l'augurio di buon anno accademico a voi studenti e studentesse, ma anche le autorità accademiche. Anche a loro rivolgo un grande invito e un grande augurio. Siete chiamati a svolgere una funzione di supporto, di controllo e di indirizzo delle tante realtà che insistono nei territori di riferimento. Io sono sicuro che da questa comunità accademica, scientifica, tarantina, grazie anche a questo nuovo corso e alle altre iniziative che creano una sinergia l'una con l'altra, saprete tutti dare un forte contributo a questo territorio, perché è chiaro che l'impulso e le condizioni devono essere create dai responsabili, decisori politici pubblici, ma poi ci dovete mettere tanto cuore e tanta testa voi. Grazie. Grazie signor Presidente del Consiglio, il magnifico rettore consegna il sigillo dell'università. Non fa niente, non fa niente, non importa. No, davanti.